Hey, hey! L'anno vissuto come un eschimese ha profondamente influenzato le mie idee, perché mi ha sottratto agli interessi passati e mi ha fatto desiderare di capire cosa determina il comportamento degli esseri umani. Nel 1883 un giovane scienziato tedesco di nome Franz Boas arrivò nell'Artico canadese. Doveva disegnare le mappe della costa, fino a loro sconosciuta, appagando contemporaneamente un suo interesse nascente, lo studio delle popolazioni umane. Aveva trascorso l'anno precedente la partenza in letture sull'Artico e, a differenza della maggior parte degli esploratori, si era preoccupato di prendere lezioni della lingua locale, l'Inuktitut. La sua base era l'isola di Kirkton, gestita da un baleniere di nome James Much. A quel tempo era molto popolata, essendo il maggiore insediamento Inuit della zona. James Much confezionò degli abiti in pelle di caribù per Boas e il suo servitore, William Wage, e fornì una muta di cani. Nei 12 mesi che passò qui, Boas percorse 5.000 chilometri a piedi, in barca o su slitte come questa. By boat and on sleds like this. Il lavoro che doveva eseguire avrebbe cambiato la direzione della sua vita, ma avrebbe anche cambiato la considerazione che noi abbiamo degli altri popoli. Boas non partiva con il desiderio specifico di studiare le altre società, ma sicuramente andare nelle regioni polari era sempre stato il suo sogno. Era nato nel 1858 a Minden, in Vestfalia. Suo padre era un benestante uomo d'affari della città. A 20 anni si trasferì ad Heidelberg per studiare geografia. Durante il periodo di servizio militare nel 1881, decise di studiare il rapporto esistente tra gli eschimesi e l'ambiente. Aveva deciso di raccogliere materiale antropologico e svolgere uno studio approfondito della loro lingua e costumi. Sentiamo il parere del dottor Harry Shapiro del Museo Americano di Storia Naturale. L'antropologia cominciava a svilupparsi in quel periodo. Questa nuova disciplina gli offrì la possibilità di farsi un'idea della dinamica, crescita e sviluppo di una società. Boas seppe approfittare di questa opportunità, individuando gli elementi fondamentali utili per capire anche la nostra cultura. Questo tipo di ricerca era assolutamente nuova ed offriva prospettive veramente grandi. Prima di Boas, nessuno aveva studiato gli eschimesi, popolazione che vive nella zona del circolo polare artico. Partecipò alla spedizione geografica per disegnare la mappa della costa dell'isola di Baffin, conoscendo così gli eschimesi che vi abitavano. In quel periodo, l'Artico era raggiungibile solo nel periodo in cui i ghiacci si scioglievano. Boas giunse allo stretto di Cumberland accettando un passaggio sulla nave Germania.
Nel periodo trascorso sull'isola di Baffin, Boas sarebbe riuscito a completare il primo rilievo dello stretto di Cumberland e dello stretto di Davis, un'impresa di tutto rispetto. Ma noi ricordiamo quel viaggio soprattutto per le sue osservazioni sulla vita degli eschimesi, scritte sotto forma di articoli per un giornale tedesco che in parte finanziava il viaggio. Scriveva anche delle lettere che avrebbe dato alla sua fidanzata al ritorno. Forniscono un quadro affascinante delle ambizioni, frustrazioni e solitudine dell'esplorazione artica di quel periodo. Mancano due giorni all'inizio dell'anno che mi riporterà da te. Il tempo sembra passare troppo in fretta per la mole di lavoro che devo ancora svolgere. Sicuramente non avrò il tempo di finire la mappa e il lavoro etnografico. Conosco molto bene le rotte di migrazione degli eschimesi, come si spostano e i loro rapporti con le tribù vicine. La cosa che più lo affascinava come geografo era la loro conoscenza dettagliata del territorio. Poiché conoscono le direzioni e sono degli ottimi disegnatori, possono fare delle mappe perfette. Se si vuole visitare un posto che non si conosce, basta chiederlo ad uno di loro. Disegnano la mappa sulla neve in modo così preciso da potervi riconoscere ogni punto. Ricordo che facevamo le mappe. Mio padre disegnò una mappa che mostrava il modo di andare da Phang Nghinh Thung a Frobisher Bay. A quei tempi era un viaggio difficile e si andava con le slitte. Akashu, se questa è Frobisher Bay e questa è l'isola di Allan, dove si trova il nord? Which is the north on this map? Gli eschimesi mostrano una profonda conoscenza della geografia del loro paese. L'area su cui vivono è notevolmente estesa. Hanno una cognizione chiara di tutti i posti che hanno visto o di cui hanno sentito parlare. Conoscono le distanze in giorni di viaggio o, come dicono loro, in notti di sonno e le direzioni dei punti cardinali. Boas fece disegnare agli eschimesi le mappe dello stretto di Cumberland sulla carta. Le confrontò con le sue. Erano uguali. Come geografo credeva che la vita di popolazioni come gli eschimesi fosse completamente determinata dall'ambiente. Scoprì che in realtà non era vero. Oggi sono andato a caccia, ma l'esito non è stato precisamente splendido. L'unica cosa che avevo preso è sparita sotto il ghiaccio. Sono rimasto seduto come un eschimese vicino al buco nel ghiaccio, aspettando pazientemente che comparisse un animale. Non puoi immaginare come ci si senta in questo posto così freddo, a stare vicino al bordo dell'acqua e sentirla ruggire e spumeggiare. Una spessa nebbia che arriva dall'acqua mi avvolge. L'altra notte ho sognato che ero in America con te. Il sogno sembrava così reale che sono rimasto sorpreso quando la mattina, svegliandomi, mi sono trovato nell'igloo. Non devi pensare che una casa di neve come questa sia fredda. È completamente rivestita di pelli e ha due lampade sempre accese che forniscono luce e calore. Ci sediamo su una piccola piattaforma coperta di pelli di caribù. Comunque, preferisco una casa europea. Oggi ho cacciato come un eschimese, con lancia e tutto il resto. Solo Xitung ha preso qualcosa, due foche, che io ho comprato subito. Come vedi, Mary, sto diventando un vero eschimese. Vivo come loro, vado a caccia con loro e faccio parte degli uomini di Anarnitung.
Alcune comunità dell'isola di Baffin conducono ancora oggi una vita per molti aspetti simile a quella vista da Boas quasi 100 anni fa, comprese le tecniche di sopravvivenza. Oggi la popolazione che Boas chiamò eschimese è nota come Inuit. Per quelli che, come a Kashu, vivono in modo tradizionale, la caccia durante l'inverno può avere ancora esito incerto. Come i suoi antenati, Akashu e la sua famiglia vivono in gran parte di caribù e foche. Ma anche con l'aiuto dei fucili la caccia può essere difficile. Quella era l'ottava foca che puntava quel giorno, le altre erano scappate. Boas partecipò alla vita degli eschimesi. Vide quanto dipendevano dall'ambiente e quante erano le difficoltà. Mentre disegnava le mappe della costa e studiava le caratteristiche fisiche del paesaggio, era impressionato dal modo in cui riuscivano a dominare le avverse condizioni atmosferiche. Nonostante il ghiaccio e il freddo, viaggiavano, cacciavano gli animali, fabbricavano vestiti e case. Boas doveva ammettere che quanto aveva imparato come geografo era incompleto. Gli eschimesi facevano la loro vita malgrado le restrizioni dell'ambiente e non a causa di queste. L'ambiente non era quindi l'unico fattore che determinava il tipo di società. Oggi Oxaitung ha preso due foche e ogni uomo dell'insediamento ne riceverà un pezzo. Infatti tutta la comunità partecipa ai momenti lieti, bevendo e mangiando insieme quando qualcuno ritorna da una caccia fruttuosa. Oggi la maggior parte degli Inuit vive in città, ma questa comunità ha deciso di vivere lontana dagli insediamenti a prevalenza bianchi. Akashu, il capo famiglia, ci dice che è sempre stato cacciatore e lo preferisce a qualunque altro lavoro. Ma aveva pensato che per i figli sarebbe stato meglio andare a Frobisher Bay. A scuola avrebbero imparato l'inglese e sperava che prima o poi avrebbero trovato un buon lavoro. Ma questo non è successo, come per la maggior parte degli eschimesi. Decisero allora di trasferirsi qui, abbandonando la città. Ora insegna ai suoi figli a cacciare. Senza dubbio, la vita è più difficile e non è sempre piacevole, ma è il tipo di vita che sa fare meglio. Conclude affermando che non è uno di quelli che si arrendono. Credo che questo viaggio sia stato per me un'esperienza preziosa, perché mi ha fatto capire che non esistono società civili e primitive. Mi ha confermato che il valore di una persona dipende dai suoi sentimenti e non dal suo modo di vestire o di mangiare. Bisogna cercare la verità e diffonderla per non aver vissuto invano. Nel 1885 Boas ritornò in Germania. Lavoravo al Museo Reale Etnografico di Berlino, catalogando la collezione di maschere dei Bella Kula. La mia immaginazione fu colpita dalla fantasia delle loro maschere. Mi sentii attratto da quelle popolazioni in un modo irresistibile. Le vedute progressiste e le origini ebraiche creavano dei problemi a Boas in Germania, ma sarebbero state meno importanti in un paese con tante comunità di immigranti come in America. In
Inoltre, la sua fidanzata, Mary Krakowitzer, viveva con la famiglia a New York. In America, Boas trovò un ambiente culturale libero, una nuova casa e un'ottima moglie. Trovò anche lavoro. Nel 1893, Chicago ospitò l'Esposizione Mondiale Colombiana. Come capo assistente della sezione di antropologia, si occupò delle società primitive. Durante questa mostra rimase colpito dai popoli della costa nord-occidentale americana. Diventò allora curatore del Museo Americano di Storia Naturale di New York. He came here in the late 1890s. Arrivò qui verso il 1898 e immediatamente si mise al lavoro per impostare il programma di ricerca. Voleva andare sulla costa nord-occidentale, dove gli indiani stavano scomparendo e la loro cultura si andava estinguendo. Voleva raccogliere il loro patrimonio culturale nel modo più completo possibile e conservare quanto più poteva della loro abilità tecnica. Le tribù della costa nord-occidentale americana erano tra le più interessanti per gli europei per la loro ricchezza culturale. La costa pacifica dalla Columbia Britannica all'Alaska forma una rete inestricabile di canali e fiordi. Numerose isole formano uno stretto passaggio. È un passaggio aspro, quasi primordiale. Per un europeo è veramente emozionante trovarsi in una natura così selvaggia e solitaria. Un simile paesaggio fa veramente pensare che l'ambiente naturale determina il tipo di sviluppo di una società. La natura di queste isole, infatti, è intensa e misteriosa come la cultura che ha generato. Ma Boas sapeva bene che non era solo l'ambiente a determinare una civiltà. E nel 1886 venne qui proprio per individuare gli altri fattori, studiando le tribù di queste isole veramente particolari. Tribù come i Tlingit, i Tsimshian, Haida, i Bellakula e la tribù che Boas conobbe meglio, gli Kwakiutl. Per Boas questa zona era molto interessante, soprattutto per il tipo di rapporti intertribali. Nonostante fossero tribù diverse, avevano usi e credenze simili. Boas sperava che l'individuazione di queste somiglianze e differenze gli rivelasse qualcosa sull'origine di una cultura. Alla fine del secolo scorso, commercianti e missionari stavano cambiando per sempre la vita degli indiani e ciò che interessava Boas stava scomparendo. Cercò allora di salvare quanto più poteva, raccolse tutto quello che aveva a che fare con la vita degli indiani. Nel 1886 a Fort Rupert, allora centro della vita degli Kwakiutl, Boas conobbe una famiglia importante, gli Hunt.
e con George Hunt costituì una delle più fruttuose associazioni in antropologia. Agnes Elfred è una delle poche persone che ricordano i vecchi tempi, come spiega il capo Bobby Joseph. She was born here at Village Island. È nata qui a Village Island, un inverno. Non ricorda il mese, di 96 anni fa. Franz Boas è mai stato qui? Ricorda Franz Boas? Dice, naturalmente, Boas venne qui. Dice che George Hunt lavorava insieme a Boas non solo come interprete, ma anche come persona di sua totale fiducia. Dice che se non fosse stato per il lavoro di George Hunt e Boas, ora molte nostre tradizioni e costumi sarebbero scomparsi per sempre. Insieme dovevano documentare scrupolosamente un mondo quasi scomparso. Boas insegnò ad Hunt a scrivere in Quakutl e in questo modo, mentre era lontano dal campo, Hunt poteva continuare come ricercatore sul posto. Pubblicarono insieme dei lavori e Boas più tardi sottolineò l'indispensabile contributo di Hunt alla sua ricerca. Nel 1901 Boas ottenne l'incarico di curatore del Museo Americano di Storia Naturale. L'antica ed elaborata vita culturale dei Quakutl fu riportata nei minimi particolari da Boas. Abbiamo anche una registrazione filmata, dato che un grande fotografo, Edward Curtis, contemporaneo di Boas, aveva girato l'America fotografando ogni tribù indiana non ancora estinta. Essendoci degli indiani che ricordavano le vecchie usanze, Curtis faceva loro ricreare momenti di vita del passato. Si trattava per lo più di eventi particolari, come il ritorno delle canoe da guerra o le cerimonie con i costumi autentici, ed egli donava loro del denaro affinché fabbricassero gli oggetti necessari. Poi li filmava. Durante alcune di queste cerimonie venivano fatti dei doni agli ospiti che vi partecipavano. In particolare erano distribuiti due oggetti. Perché venivano dati questi doni? Sapere quali fossero questi oggetti non sempre c'è d'aiuto. Per esempio, questo scudo di rame non fu quasi certamente mai usato in combattimento e questa bella coperta di capra, sorprendentemente lavorata, non era fatta per tenere caldo. Erano oggetti cerimoniali, particolarmente raffinati. Oggi hanno un grande valore per i collezionisti di arte indiana, ma quando circolavano fra le tribù lungo la costa nord-occidentale americana, avevano un valore che non si poteva misurare semplicemente in termini di denaro. Questo scudo di rame in realtà era una specie di moneta, la valuta massima nel sistema finanziario indigeno. Ma era anche un oggetto da cerimonia di grande prestigio, possederlo era un onore. Di ogni singolo rame si conosce la storia, di questo sappiamo l'autore e il nome, il rame dell'orca. Oggetti come questo si potevano comprare o vendere. Si potevano scambiare, regalare. A volte venivano tagliati e i pezzi distribuiti o gettati in mare come gesto propiziatorio. Il rame era usato cioè come pegno di scambio in una cerimonia fastosa e complessa al centro della loro vita. La cerimonia si chiamava potlatch.
Il sistema economico degli indiani Quakutl trova la sua massima espressione nel potlatch. Gli indiani non hanno un sistema di scrittura e per questo, per vidimare le transazioni, vengono svolte in pubblico. Il potlatch è il pubblico contrattare e saldare i debiti. Si basa ampiamente sul credito come il sistema economico delle comunità civili. Lo standard di valore è la coperta, ma per transazioni più importanti si usano oggetti di valore immaginario, in particolare di rame. Possono essere paragonati alle nostre banconote. Boas imparò a girare filmati per integrare il suo lavoro. I soggetti che sceglieva non erano spettacolari, ma testimonianze importanti della vita quotidiana indiana. Una donna che culla il bambino, George Hunt che intaglia il legno e altre arti come la filatura e la tessitura. Voleva registrare gli atteggiamenti, le pose e i movimenti che accompagnavano vari compiti e lavori. Questo totem si trova al centro del territorio Quakutl qui a Village Island. È l'ultima proclamazione dell'identità indiana. Ma non sono solo le dimensioni che impressionano, gli intagli in legno sono favolosi. Ognuno di questi animali proviene da una leggenda sulla quale la famiglia per cui questo totem è stato costruito può vantare il diritto. Sono insegne nobiliari. In questo caso la famiglia può vantare il diritto dell'orca, del corvo, del lupo e dell'orso grigio. Questo palo rappresenta lo status e l'identità del clan che lo ha commissionato. Le leggende e gli emblemi di animali sono pieni di significato per l'uomo, la sua famiglia, i suoi amici, i suoi alleati e i suoi rivali. Alcuni di questi villaggi sono ora abbandonati e il significato di molti di questi simboli è ormai svanito. Sembrerebbe che questa civiltà sia ormai morta. Ma grazie ai popoli stessi e ad antropologi come Boas, questa cultura è ancora viva. In realtà si trova in una nuova primavera. Tra le famiglie più importanti che tengono vive le tradizioni ci sono ancora gli Hunt. L'artista Richard Hunt discende da George Hunt, l'uomo a cui Boas insegnò ad osservare e registrare la propria cultura. Ho cominciato 20 anni fa con mio padre, guardandolo lavorare, giocando con i suoi attrezzi e infine cercando un mio stile. Ci sono voluti circa 10 anni prima che capissi quale doveva essere il risultato e da allora ho cominciato a raffinarlo e ho cominciato a lavorare in modo più personale. Mi considero un artista tradizionale, perché ciò che fabbrico è usato nei potlatch, perché tutto quello che mi viene commissionato verrà usato. Se non fossi bravo nel mio lavoro, non verrebbero così tante persone. Pensa che gli antropologi come Boas aiutino a mantenere viva la tradizione? Sì, ha immortalato le danze, gli usi delle maschere, e non conosceremmo l'uso di alcune di esse se lui non l'avesse scritto. Ormai i vecchi stanno morendo e quelli rimasti non sono sufficienti per spiegare ai giovani come vanno fatte le cose. Leggendo Boas si trovano tante risposte. O Boas sopravvalutava la probabilità di scomparsa di questa cultura o sottovalutava gli Quakutl. Nei suoi film, scritti, foto si possono trovare aspetti del patrimonio culturale che è stato dimenticato. Ma gran parte di quella tradizione è stata tramandata da una generazione all'altra. Nelle sue visite a Fort Rupert, sulla punta nord dell'isola di Vancouver, Boas si rese conto dell'importanza della lingua. All'inizio era difficile fare domande nella loro lingua. C'è una tale quantità di dialetti da restarne confuso. La lingua Quakutl è molto più difficile di quanto pensassi. Lavoro sulla grammatica al mattino,
Al pomeriggio i vecchi mi raccontano storie e la sera, quando George Hunt è libero, rivedo i testi con lui. Ma Boas capì che la lingua era più di un semplice modo per farsi capire. Svolgeva un ruolo fondamentale nel trasmettere l'identità culturale stessa. I vecchi ricordano che Boas parlava Kwakwala bene, ma con un forte accento. Aveva capito che insieme alle usanze e agli oggetti, la lingua era parte dell'essenza della vita di una società. Oggi, anche se non è lingua madre per molti bambini Kwakiutl, viene almeno insegnata. Boas era solito dire ai suoi studenti che la lingua è una parte essenziale nella comprensione di mondi sociali tanto differenti dal nostro. I suoi studenti erano portati a considerare la loro società inserita nel contesto degli altri mondi sociali possibili. Negli Stati Uniti del primo Novecento l'antropologia non era una materia puramente accademica, vista la presenza contemporanea nello stesso paese di persone con retroterra etnici diversi. Gli immigrati furono per Boas il materiale ideale per approfondire il suo interesse nelle differenze morfologiche dell'essere umano, forma, dimensioni, colori, statura, eccetera. In particolare seguiva il cambiamento di tali caratteristiche nella discendenza di matrimoni tra etnie diverse. Era interessato anche all'influenza dell'ambiente su tali caratteristiche. Questa è il Great Hall di Ellis Island. All'inizio di questo secolo era l'ingresso legale a una nuova vita in America per 16 milioni di immigranti. Arrivavano qui a centinaia ogni giorno e sedevano in attesa del loro turno. Avrebbero risposto in inglese da dove venivano, quanti anni avevano, se avevano malattie gravi, quanto denaro avevano, se erano prostitute, se erano anarchici. Dal 1908 gli chiedevano, a seconda che venissero dall'Europa o meno, se erano disposti a farsi misurare il corpo e la testa. Franz Boas lavorava per la Commissione Immigranti degli Stati Uniti. Doveva vedere se le persone di certi paesi europei potevano essere ammesse in America. Appartenevano o no a razze inferiori? Le scoperte di Boas diedero un contributo importante nell'odiata disputa sull'ipotesi che le caratteristiche razziali potessero limitare le possibilità dell'uomo. L'eugenetica era nell'aria. Si discuteva molto su quali razze fossero superiori e quali inferiori. Si preoccupavano di non lasciare che le popolazioni nazionali, non solo in questo paese ma anche in Inghilterra e in Europa, fossero deteriorate da razze inferiori. Era diffusa la convinzione che certe razze fossero superiori ad altre. Un approccio paneugenetico con un sottinteso razzista era molto diffuso negli anni 10 e 20. In questo paese c'era una società eugenetica molto attiva, con membri famosi. Chiunque non fosse anglosassone era considerato meno che desiderabile. E tra i non anglosassoni c'erano naturalmente gli ebrei. Ma Boas era ebreo e quindi molto sensibile a qualsiasi sottinteso antisemita. Tali discriminazioni non venivano chiaramente applicate solo agli europei bianchi. Dall'abolizione della schiavitù, la situazione dei neri contraddiceva apertamente il principio che tutti gli uomini sono uguali. Boas si mosse attivamente a favore dei neri.
contrario alla mentalità allora prevalente, affermava che non c'erano prove sull'inferiorità della loro razza. Le scoperte che aveva riportato da Ellis Island sfidavano il concetto che certe caratteristiche razziali fossero fisse o stabili. Le sue erano opinioni che gli americani bianchi trovavano, e in alcuni casi trovano ancora oggi, quasi del tutto incomprensibili. Ce ne parla il dottor William Willis della Società Filosofica Americana. Boas introdusse un nuovo modo di considerare la razza. Fu il primo scienziato bianco, famoso negli Stati Uniti, che dichiarò che la razza non determinava il comportamento umano. Boas prese una posizione decisa e coraggiosa in favore di un approccio più tollerante e informato sulle questioni razziali. C'è una parte del suo lavoro poco nota, ma che trovo di straordinario interesse. Chiese ai suoi assistenti, molto brillanti, di prendere calchi in gesso delle persone su cui lavoravano. Il loro lavoro sul campo copriva la costa nord-occidentale americana, parte dell'Asia, fino in Cina. And even some studies as far south as China. It's a fantastic collection. È una raccolta fantastica. Now become extinct. And we have the only absolute. Molte di queste persone non ci sono più, ed abbiamo una rappresentazione reale dei loro visi. Ne abbiamo almeno 2000. Maybe as many as 2000. Il lavoro di Boas sulle caratteristiche fisiche degli uomini lo portò a considerare la razza una categoria inconsistente. Essendo impossibile da definire, non era di alcuna utilità scientifica. Le differenze biologiche tra razze sono minime. Non c'è ragione di credere che una razza sia più intelligente e dotata di maggiore forza di volontà, né emotivamente più stabile di un'altra. Boas insegnò alla Columbia University per mezzo secolo. L'elenco degli studenti a cui insegnò la materia secondo le sue idee è l'elenco dei più famosi antropologi americani. Al tempo della sua morte era considerato dagli studiosi di tutto il mondo, e a ragione, il padre fondatore dell'antropologia americana. A questo proposito abbiamo intervistato il professor Claude Lévi-Strauss del Collège de France. Ancora ricordo vivamente quello che avvenne quel giorno, il 21 dicembre 1942. Boas invitò alcune persone ad una colazione ufficiale con Rivet alla facoltà, alla Columbia University. Era una giornata molto fredda, una delle più fredde che io ricordi. E Boas arrivò presto da casa sua, la Grand Hut, sull'altra riva dell'Hudson. Ricordo che indossava un cappello di pelliccia consumato e scolorito, probabilmente da quando era stato con gli eschimesi 50 anni prima. Era di ottimo umore e la colazione cominciò molto allegramente. Poi improvvisamente Boas fu colpito come da una scossa elettrica. Spinse violentemente la sedia e cadde all'indietro. Io ero seduto accanto a lui e immediatamente cercai di aiutarlo, ma era morto. Fummo tutti colpiti dal dolore. Avevamo avuto il triste privilegio di essere stati testimoni del trapasso di uno degli ultimi giganti intellettuali che il XIX secolo aveva prodotto e che probabilmente non saranno prodotti mai più. Le sue ultime parole a quella colazione furono a proposito di una sua nuova idea sulla razza,
ma i presenti non seppero mai quale fosse. Nella sua lunga e produttiva carriera, Boas ebbe una serie di nuove idee che cambiarono il modo di pensare degli americani sulla razza, la lingua e la cultura. Il pregio dell'antropologia è il suo potere di impressionarci con il valore relativo di tutte le forme di civiltà. Noi siamo troppo portati a considerare la nostra cultura come la meta ultima dell'evoluzione umana, privandoci così dei benefici ricavabili dagli insegnamenti altrui. Ciò che penso della vita è determinato da una domanda: come possiamo riconoscere le catene della tradizione? Perché se riuscissimo a riconoscerle, potremmo anche spezzarle.